Ciao mister, ciao, buonasera ciao a tutti. Siamo qua dal My Bar di Casale Monferrato, il primo spizzo sport in trasferta. Ho fatto volentieri chilometri per incontrare mister Buio e ci sono tante domande che ti vorrei fare. Sei un personaggio... Una alla volta. Una alla volta, assolutamente, sei un personaggio importante. E, innanzitutto, primo solo sugli spritz, perché sennò non si può cominciare. Porta bene. E poi se no più bevi più parli, mettiamola così. E niente, ti chiederei, partiamo appunto dalla Serie D, partiamo dall'attualità per poi scavare un po' nel passato, e ti volevo chiedere quanto sei stato sorpreso dalla formulazione del girone, anche se ormai siamo a campionato inoltrato, e poi tu abiti a Viareggio, quindi le Toscane le conosci un po' meglio. Arrivando un po' più all'attualità, quattro dei risultati ultimi consecutivi, tre dei quali contro lo squadra toscana. E quindi volevo chiederti un po' qual è il tuo rapporto, come ti sei approcciato al campionato e come vedi questo girone, che come stai vedendo è equilibratissimo. Vedo un girone difficile, equilibrato come dici te. Non c'è il Lecco dell'anno scorso, però è in ritardo sicuramente il Prato, perché come organico, come rosa di giocatori, è una cosa molto molto importante. Avevo detto all'inizio che quelle toscane, che sono apprezzate, lo stiamo anche toccando con mano, che hanno delle rose importanti. La Lucchese verrà fuori sicuramente, perché ha avuto l'inizio chiaramente in ritardo rispetto a tutte le altre squadre per la preparazione, e penso che insieme al Chieri, insieme alla Sermese, la Sermese abbiamo comprato domenica, e come ho detto ai tuoi colleghi andrà vicino a vincere il campionato. Addirittura. È una squadra dove ha dei singoli fortissimi, possono rompere equilibri durante una partita, hanno dei giovani interessanti, quindi penso che sia una delle candidate insieme al Prato, insieme al Chieri. Poi chiaramente, come ho detto e come ho promesso, perché mi piace promettere quello che dico e non illudere nessuno, dobbiamo fare meglio dell'anno scorso vuol dire arrivare ai playoff. Quindi spero di mantenere questa promessa io, insieme ai giocatori, insieme alla società e tutti i tifosi alla città. Ecco, per me questa è un'occasione anche di approfondire l'intervista che avevo fatto a inizio anno, e appunto arrivare ai playoff in un campionato così è difficile, però il momento di adesso conferma che le potenzialità ci sono tutte. Anche perché sia per il momento che i punti li state facendo, siete la migliore squadra di ottobre, se non sbaglio, nel girone, ma vuol dire anche una forza caratteriale per aver reagito a un inizio non idilliaco, si può dire. Sì. Giusto la tua analisi. Noi siamo soprattutto un gruppo forte, amalgamato già dall'anno scorso, abbiamo inserito dei giocatori, ma la forza viene dalla società, che dà continuità quest'anno all'allenatore, allo staff. Hanno inserito degli elementi nuovi per cercare di migliorare ancora quelle che sono l'organizzazione verso di noi e cercare chiaramente in fondo di portare tutti qualche punto in più rispetto all'anno scorso. Questa è, penso, l'anima vincente del Casale di quest'anno. La cosa importante per noi è quello del lavoro. Io dico sempre che a me ha sempre pagato il lavoro, la serietà, l'umiltà, il confrontarsi e quello di migliorarsi tutti i giorni. Io mi miglioro attraverso il mio direttore sportivo, attraverso i miei giocatori, attraverso i miei collaboratori, e con tutto questo io poi lo metto in pratica tutti i giorni. Poi tutti i giorni lavoriamo, tutti i giorni guardiamo video, tutti i giorni cerchiamo di migliorare dove tutti noi facciamo degli errori e cercare di
fa crescere anche i giovani, perché noi abbiamo anche dei giovani che sono interessanti, però... Ecco, mi fai saltare avanti due o tre domande della mia scaletta, ma lo faccio volentieri. Ecco, siccome io lavoro per Sprint Sport, che è un giornale molto incentrato sui giovani, e volevo chiederti appunto qual è il tuo rapporto con le giovanili, poi dopo mi racconti quell'aneddoto che mi hai raccontato prima, della tua unica esperienza con una squadra giovanile, però appunto qual è la tua esperienza con il settore giovanile, qual è il dialogo di società, e quest'anno in organico hai un 2002, se non sbaglio, Lanza, che è da anni nel settore giovanile, se non vado errato. Sì, stiamo migliorando anche nel confrontarci nel settore giovanile, perché come tu sai che sui giovani bisogna chiaramente seguirli e seguire anche quelli che sono gli istruttori, gli allenatori, i direttori sportivi. Quindi un lavoro di filiera. Esatto, quest'anno stiamo migliorando rispetto all'anno scorso, stiamo portando, come hai detto te, Lanza nel 2002, ma c'è anche Graziano che è nel 2003 che si sta allenando con noi. Quindi noi guardiamo molto i giovani e ci sono state delle partite dove abbiamo messo più giovani, addirittura abbiamo finito una partita con 7 giovani. Quindi a me non mi spaventa, però è chiaro che il rapporto con i giovani è diverso da quello con i giocatori esperti. Io mi confronto molto anche con delle amicizie che hanno delle responsabilità di settore giovanile. Mi dicono tante dinamiche dei ragazzi. Ragazzi, oggi dobbiamo, almeno io, vado verso di loro, io mi avvicino a loro. Io chiaramente ho delle generazioni diverse. Certo. Io cerco di stargli vicino, ma non a livello di tutto quello non che è tecnologico, esatto, tutto quello che magari. Però insomma ogni tanto mi fermo, mi metto a parlare con loro, quali sono i loro hobby, oltre al calcio, lo studio. Chiaro, io tengo molto allo studio. Se il ragazzo il sabato mattina abbiamo allenamento, c'è un'interrogazione, cioè io rimango. Quindi una cosa che loro devono capire è che è più importante la scuola, è importante la loro passione col calcio, però a quest'età bisogna andare avanti anche con lo studio. Anche perché per mia esperienza personale, ho visto tra i miei compagni quando giocavo io, chi va più avanti è anche chi ha più testa nell'affrontare tutte e due le cose. Beh, senza avere risultati da Nobel, però. Su questo ti do ragione, perché alcuni procuratori che conosco, che hanno giocatori di Serie A, di Serie B, di Lega Pro, la differenza di quello che fa la testa. Proprio è quello, la forza di un giocatore che sta a quei livelli lì. Perché se non c'è la testa non ci puoi arrivare. Cioè, poi starci un anno, puoi starci due anni, ma poi chiaramente torno via. Ecco, mi sento, intanto mangiamo, perché qua se no continuano a portarci cose. E poi appunto ho guardato un po' il tuo curriculum, ho visto Spal, San Marino, squadre diverse, una non la nomino ma la nomino dopo, forse capirai già qual è. Volevo chiederti appunto se mi raccontavi quell'aneddoto di prima dei tuoi albori da allenatore, con anche i tuoi trascorsi da giocatore, che sono anche quelli molto interessanti, e poi cosa consigli anche a dei giovani, poi sempre dei giovani, ma allenatori, cioè che si buttano nel mondo del calcio dall'altra parte della panchina, e quali sono i tuoi consigli? Allora, io consigli si danno sempre mal volentieri, però quello che posso dire è di essere sempre se stessi, di crescere, di confrontarsi, perché nessuno è nato allenatore, nessuno è nato bravo, ma gli step servono per crescere, per maturare e per confrontarsi. Dagli errori chiaramente si migliora, dalle sconfitte si migliora, è chiaro che quando uno inizia questo percorso sa che ci sono molte insidie, sa che ci sono tante difficoltà, ma è chiaro che si deve fare anche aiutare, perché come ripeto nessuno è nato dentro uno spogliatoio dove ci sono 30 giocatori. È chiaro che da giocatore è una cosa, da allenatore è un'altra storia. Questo è quello che mi sento di dire, di essere sempre se stessi e di aggiornarsi continuamente, di migliorarsi continuamente. Di avere un bel rapporto con lo staff è molto importante, il direttore è molto importante,
l'ha detto ai giornalisti, ha detto stampa, su tutti i portali. Io questa è la mia forza, mi ritengo, su quello mi ritengo anche presuntuoso, perché io a tutti do la possibilità di esprimersi, a tutti do la possibilità di lavorare nei propri ruoli, però tutti dobbiamo rispettare i ruoli delle persone. Io dico che se tutti lavoriamo come stiamo facendo, alla fine portiamo tutti i punti. Se penso che di risolvere le cose io da solo e di vincere le partite io da solo, non esiste un allenatore che pensa di risolvere tutto lui. Penso che direi che fuori concorso. Quanto riguarda i giovani, io ho avuto pochissima esperienza, quasi 5 mesi, 6 mesi, non di più, perché ero a Viareggio, allenavo una squadra che si chiamava Croce Verde. Mi hanno preso al volo perché avevano bisogno di un allenatore, io non avevo neanche il patentino ancora. E quindi ho fatto il primo torneo, che è stato fatto a Lucca. È stato vinto da questa squadra di ragazzini della Croce Verde, e da lì è venuto un dirigente di una squadra di eccellenza vicino a Viareggio, si chiama Bozzano, mi ha detto se volevo allenare la squadra di questi giocatori importanti, esperti, ma la classifica non era lusinghiera, era da salvarci, quindi mi sono buttato, perché nella mia vita ho avuto sempre coraggio, e quindi abbiamo fatto questa esperienza, è andata bene, ci siamo salvati, e da lì sono partito a fare l'allenatore, a fare il mio percorso, ho fatto i miei errori, ho fatto le cose positive, però sono cresciuto tantissimo. Diciamo, questa crescita, io avevo veramente un punto di riferimento, che per me è quello che mi ha aiutato anche nelle difficoltà a farmene superare, anche riguardo allo spogliatoio, che è Marcello Lippi, veramente sempre stato il mio punto di riferimento, lo è ancora tuttora, perché anche ieri mattina ci siamo visti, e quindi è tornato dalla Cina, adesso riparte, qualsiasi cosa, lui mi segue sempre, mi ha chiesto del Casali ieri mattina, come va, come... Beh, una volta è sempre bello vederlo al Balli. Ma lui me l'ha promesso, una volta che viene a Torino a vedere la Juve, magari si ferma, e se la Juve gioca la sera, deve vedere una partita. Questo è... può succedere anche questo. Allora, fammelo sapere quando succede. Sicuramente. Un salto lo faccio anch'io. Ecco, volevo chiederti, sempre tornando indietro, ultima domanda sui giovani, te lo prometto. No, però quando tu guardi un giovane, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Marco Didu o ad Antonio Asta, così modo che ai nostri Spizza Sport, cosa guardi in un giocatore in generale e poi in un giovane per dire questo sì? Cioè, qual è la cosa che ti fa drizzare le orecchie, se c'è una cosa? Ma questo sì... In questi anni di allenatore non ho mai giudicato un giovane per dire questo sì, questo no, perché ci sono dei cambiamenti incredibili sul giovane. Quindi non mi permetto mai di giudicare un giovane se farà carriera o non farà carriera, può diventare un giocatore o non un giocatore. Però mi stimola il giocatore che fa, il giocatore che ha voglia, il giocatore che si ferma all'allenamento, il giocatore che mi chiede, il giocatore che si interessa. Questo sì, questo magari mi dà motivo di stargli più vicino, magari cercare di aiutarlo a questa crescita, mentre gli altri magari sono un po' più timidi, magari devo andare io da loro a dirgli fare un'esercitazione, però io non do mai nessuno per sconfitto, no, non do nessuno mai un giudizio di questo non può diventare un giocatore, perché mi possono smentire in qualsiasi momento, possono l'anno dopo cambiare totalmente carattere, possono cambiare chiaramente atteggiamento, possono cambiare, possono crescere, possono essere più mature rispetto a un anno prima, la ragazza che magari lo aiuta in altre situazioni, la famiglia che in quel momento lì magari è lontana e poi magari si avvicina per motivi di... Insomma, sono tante situazioni che io non mi sento di giudicare il giovane, ma sicuramente vado incontro al giovane, questo sì. Mi aiuta il fatto di avere un figlio piccolo, oltre a quello grande, di Angelo, che lavora con me a Casale, che gioca a Casale,
Davide, questo lo dici, insomma, chi te lo vuole, e Davide Buglio, che chiaramente essendo giovane ha fatto un percorso di tutti i ragazzi che ho io, mi ha aiutato molto anche nel confrontarmi con lui, cioè, questo mi ha aiutato molto e mi aiuta ancora tuttora ad avere un rapporto con i ragazzi un po' più aperto, meno rigido rispetto magari che ce l'ho con un giocatore esperto, ecco, magari con i giovani bisogna stare sempre vicini e aiutarli. Ecco, veniamo a casare in senso lato, nel senso, questa è la frecciatina che mi sono tenuto prima. Tu hai allenato l'Alessandria, però ciò nonostante, credo tu sia l'unico che, nonostante aver allenato l'Alessandria, qua a Casale sei amato, così mi dicono tutti, sono venuto, ne parlavo prima con Maurizio, sei a Vercelli, sono venuto a vedere quest'estate un amichevole a metà agosto, pieno di tifosi che subito hai inneggiato il tuo nome, quindi sei amato. Che volevo chiedere, cos'è per te Casale, Casale città, squadra, un'unica cosa, e il tuo rapporto, vabbè, con i tifosi l'ho già detto, però appunto con la storia della Casale, che non è una storia uguale alle altre. Non è una storia uguale alle altre, e ti dico perché. Io, quando sono venuto a Casale, io avevo un contratto con l'Alessandria. Io sono venuto a Casale e il Casale era penultimo. Chiaramente era una situazione difficilissima. La mia vita, come ti ho detto, è fatta di coraggio. Io amo questo lavoro, lo amo proprio veramente con tutto il mio cuore, tutta la mia passione. Io vengo qui a Casale, mi chiama il direttore sportivo, mi chiamano, mi convocano, faccio un colloquio, io ho il contratto, permetto che ho il contratto, potevo starmi a Viareggio al mare senza prendere una squadra penultima in classifica con tanti problemi difficilissimi. Io vengo, faccio il colloquio e mi dicono di aspettare perché devono vedere altri allenatori. Io ho aspettato fino alle 2, erano le 3, le 5 di sera, le 7 di sera, le 19, le 20, chiamo e chiedo una risposta, chiedo un altro confronto. Loro mi dicono che di andare via, ma domani mi danno una risposta. Io ho detto, io non mi muovo di qui finché voi non mi date una risposta. Io sono rimasto fino a mezzanotte a Casale, fino a mezzanotte, con un contratto che avevo in tasca dell'Alessandria. Mia moglie chiaramente mi chiama, perché tutto il giorno qui, ma che fai, che viene accanto a me? Ho detto no, io non torno finché questo non mi dà una risposta, o sì o no, perché avevo voglia di allenare, io non guardavo la classifica, non guardavo la società, avevo voglia di tornare in campo, avevo voglia di lavorare, perché io davanti c'ho il lavoro, c'ho questa passione e chiaramente volevo tornare a Viareggio o sì o no. Fino a mezzanotte sono rimasto qui, a mezzanotte mi hanno detto di sì. Io non sono tornato neanche a casa, mi sono fermato, il giorno dopo ho iniziato a vedere, mi sono portato dietro nel bagagliaio la borsa con le scarpette, perché se mi dicevano di sì, iniziavo subito. E così è stato il mio primo approccio con Casale. Dopo chiaramente sono venute tutte le situazioni positive, la società chiaramente mi ha aiutato, perché a gennaio hanno preso altri giocatori. L'anno dopo chiaramente siamo partiti con una squadra importante dove c'erano giocatori fortissimi, alcuni sono stati chiaramente confermati. Devo dire che io in quella squadra lì avevo Pavoletti, Taddei, Giannini, Gomes, portiere di colore, uno dei fratelli. Sì. E Siega, che ha fatto una carriera, Silvestri, che sta facendo una carriera importante in Serie B e tutto. Quindi era una squadra fortissima. Il giorno d'andata eravamo la squadra da battere. Avevamo fatto 40 punti il giorno d'andata. Eravamo una squadra fortissima. E poi è successo quello che
nessuno si aspettava, problemi societari e tutto il resto, insomma siamo arrivati chiaramente ai playoff e quei playoff con l'Entella senza società, senza tutte le problematiche, e lì abbiamo capito che dovevo andare avanti, chi aveva più solidità, chi aveva più forza, chi aveva più chiaramente prospettive per il futuro, che era l'Entella. Io in quella partita lì, ecco perché io mi sento diverso, ci sono stati allenatori che hanno fatto una carriera importante, io per questa maglia, in quella partita lì, io ho preso 5 mesi di squalifica, perché io ho difeso quella maglia insieme agli altri tifosi che hanno preso il Daspo, e un altro giocatore, Iannini, che ha preso il Daspo di non potersi presentare, andare a vedere le partite, nuovi giocatori, da giocatore, cioè. Quindi io mi sento parte di loro, perché in quella partita lì mi sono sentito tolto, ho rubato un sonno, io insieme ai tifosi, insieme alla città, insieme ai miei giocatori, e io ho dovuto, per difendermi da questi 5 mesi di squalifica, prendere 2 avvocati, non 2, e quindi capisce che per me questa maglia, questa città, questi tifosi vuol dire tantissimo, come toccarmi dentro, quindi come essere a casa mia, e qui so che ci sono molte aspettative anche da sì, parte degli altri, certo. Perché loro dicono, ma noi abbiamo buio, in campo ci vanno i giocatori, però io non mollo un centimetro, io tutte le mattine sono allo stadio, tutte le mattine siamo lì a lavorare con lo staff, pomeriggio prepariamo il lavoro per i giocatori, la domenica devo sapere tutto quello che è giusto sapere per affrontare una squadra importante, che tutte le partite, quando le squadre incontrano il Casale e danno sempre qualcosa in più, perché per la maglia, per la città, perché è una società importante, perché Coppo e Lino Gaffeo sono delle persone di altri tempi. Che... Ecco, volevo chiederti, tu li citi spesso ringraziando di Coppo Gaffeo, che fascia il direttore. È direttore fascia, sì. Che importanza ha avere queste persone dietro, barra sopra, a fianco? Queste sono persone che ti lasciano lavorare con serenità e ti aiutano nei momenti di difficoltà. Questa è la forza di questa società. E due persone come Coppo e Gaffeo, che sono molto sensibili, sono sempre lì alla presenza in campo, a risolvere i problemi dei giocatori, quelli dell'allenatore, o a contattare l'allenatore, o all'addetto staff, o al direttore sportivo, o al team manager. Qui c'è un lavoro di equipe importante, di persone che c'è molta fiducia. Quando c'è fiducia nelle persone, c'è rispetto, io penso che tutti diamo qualcosa in più. Però è chiaro che queste due persone sono molto molto importanti per Casale. Io, se sono tornato a Casale, lo devo molto a Lino Gaffeo, ma anche a Coppo, perché Coppo è sempre stato presidente qui del Casale, quello che ha salvato il Casale nei momenti difficili, quando è stato, non c'era più tempo per scrivere e tutto. Quindi l'evento di Lino Gaffeo è quello che ha portato veramente un'energia diversa, una passione diversa, perché lui vive lo spogliatoio, vive il campo, vive i giocatori, vive l'allenatore, vive l'addetto stampa, lui chiama, vuol sapere, padre di famiglia. Però per questo padre di famiglia bisogna fare qualcosa in più, perché lui insieme al Coppo non ci fa neanche niente, veramente, cioè si lavora benissimo qui. Io dico che allenare il Casale oggi mi ritengo fortunato, come io, lo staff e tutti i miei collaboratori. Ecco, perché la pressione di una piazza, perché il Casale è una piazza, spesso può essere vista come qualcosa di negativo, di assillante, una piazza con dei tifosi caldi, assolutamente caldi. Invece tu la vivi come, non solo come uno stimolo, quasi come una, tu hai usato la parola famiglia, quasi come un accompagnamento possibile. Mi sembra di percepire questa cosa qua. Ma sai, io quando mi muovo in città mi sento di loro. Me l'hanno detto che ti muovi spesso in città. Frequento non solo un bar, ma frequento 5 o 6 ristoranti, le pizzerie. Ormai sono di loro, quindi
intervista, buongiorno, ciao, come stai? Cioè, sempre, anche perché io penso che le persone vanno conosciute non la domenica. Le persone devono conoscere Guido anche fuori dal campo, devono capire anche che si può anche non raggiungere un risultato, però la persona deve rimanere quella. Poi io so che nel mio ruolo i risultati mi devono aiutare, però la persona deve rimanere sempre quella giusta, quella pulita, quella che ha, lascia un'impronta di serietà, di credibilità. E io sono questo. Cioè, a me piace, mi piace confrontarmi e mi piace che le persone mi conoscono anche fuori da quello che è nell'ambito lavorativo. Cioè, questa è una cosa importante. Altra cosa importante è che io ho la fortuna di avere un direttore sportivo giovane, non è che sia giocatore, ha vissuto campionati importanti, spogliatori importanti, perché ha fatto la Serie B, è stata una città importante. Tu parlavi di pressione, io la chiamerei una cosa piacevole più che pressione, perché se vuoi diventare un giocatore devi essere bravo anche a superare le pressioni. Se vuoi fare calcio devi andare nelle grandi piazze, dove ci sono i giornalisti, dove ci sono gli ultimi, dove ci sono chiaramente i risultati che la domenica sai che è, i tifosi si aspettano. Quindi questa è una crescita e tutti ti auguro di farla, perché allenare l'Alessandro, allenare la Spalla, allenare il Viareggio, perché in queste grandi persone dove c'è stato calcio hanno raggiunto obiettivi importanti, hanno fatto la Serie B, la Serie A. Queste sono esperienze che poi quando entri in uno spogliatoio i giocatori lo percepiscono, cioè sanno come si devono approcciare con te e io so come approcciarmi con loro, so che quale comunicazione devo fare in quel momento o quando non la devo fare. Questo mi ha aiutato gli esterni che ho fatto nella mia carriera. Se tu mi prendi e io esco da uno spogliatoio come giocatore e mi metti come allenatore, io sì, qualcosa lo so fare, qualcosa la so fare, però lo ci vuole l'aiuto di tutti, con l'aiuto del direttore sportivo. Ecco l'importanza di un direttore sportivo giovane con un allenatore magari più navigato, perché chiaramente ci, esatto, ci bilanciamo, ci misceriamo bene, ci confrontiamo, lui mi aiuta moltissimo sui giovani anche, perché magari sui giovani lui è più portato, perché ha fatto settore giovanile nel Genoa, ha avuto esperienze con quelli vecchi, però sui giovani lui sicuramente dà qualcosa in più anche. Anche se tutte le squadre in questi due anni che abbiamo allestito, lui non perde occasione di chiamarmi e dirmi prendiamo questo, ti va bene, ti piace, le caratteristiche vanno bene, ecco, guarda, sì, no, aspettiamo, prendiamo in un altro, con altre caratteristiche. Questo è il rapporto bello che bisogna avere con un direttore sportivo. Ma ti vuoi chiedere, parli quanto si respira? Speriamo Maurizio Barbesi, ma fare un po', mentre tu facevi l'allenamento, una visita guidata dei luoghi storici e nel tunnel degli spogliatori, nello spogliatoio in cui abbiamo solo sbirciato perché c'era la roba dei ragazzi, quindi si respira questa cosa qua. I giovani, oltre a magari quelli più esperti, ma i giovani, tu non so se mi hai visto la faccia di un giovane che entra nello spogliatoio e qual è la reazione dei ragazzi a vedere quelle maglie, quelle foto, la bandiera tricolore che immagino sia quando il Casale ha vinto lo scudetto. Esatto. Quindi qual è la reazione? La reazione dei giovani, vi dico che sono fortunato a indossare questa maglia, perché ci sono tantissimi ragazzi che dovrebbero indossare questa ce ne sono anche dalle altre parti d'Italia che vedono questa maglia bellissima, che ha storia, che ha tanti racconti, perché questa è una maglia che una squadra che, tornando indietro, che ha fatto la prima partita in notturna, che è stata la squadra che ha battuto per la prima squadra che ha battuto una squadra inglese. Esatto, questa qui della squadra inglese. Quindi, ma poi ce ne sono tanti altri, ce ne sono tanti giocatori importanti, tanti giocatori famosi. Uno che vive, che attualmente vive a Casale e viene a vedere gli allenamenti, che
si confronta e parla anche con Johnny, ma chi viene spesso a vedere i nostri allenamenti, mi fa piacere, io lo invito sempre, vieni pure a vedere, abbiamo fatto una trasmissione insieme. E quindi penso che per i giovani avere anche un giocatore che è sicuro, che ha vinto i campionati, averlo lì a capo, cioè per loro deve essere uno stimolo e una motivazione in più per fare bene e per nel curriculum dire io ho giocato in Casale, io ho indossato quella maglia lì, famosa, lì ci sono passati giocatori. Hai detto bene, quando uno entra nel tunnel, nel sottopassaggio, si accorge che c'è un'aria, si respira un'aria importante. Le squadre avversarie che quando arrivano ci pensano. Sì. Ci pensano, si fermano, guardano, si vanno a vedere tutti i giocatori, si vanno a vedere tutta la storia. Quindi dalla parte è positivo, dalla parte è negativo perché si caricano ancora di più. Beh, certo. E qua mi dicono, guardo anche un attimo i commenti perché c'è qualcuno che ti saluta, ciao mister, tanti cuori, ti mandano. Grazie. E qualcuno dice, ricordiamo che la nostra maglia è stata nominata la più bella del mondo. È vero, è vero, dalla Gazzetta dello Sport. Da tanti giornalisti da tutto il mondo è stata giudicata la maglia più bella del mondo e tutti la volevano indossare, ma tutti, non solo i giocatori, anche persone normali. Cioè, c'è qualcuno che dice anche mi è costato 3 anni di Daspo riferendosi a Casale. È vero. Ecco, e questa cosa ci ha legato tantissimo. Una ferita che è ancora aperta, non si chiude. Io spero che abbia la fortuna. Abbiamo la fortuna io, insieme ai tifosi, insieme alla società, insieme a Casale, alla città, che questa ferita si chiude e che riusciamo a prenderci quello che ci hanno tolto, quel sogno che chiaramente non si è realizzato ma che si può sempre realizzare. Ecco, partendo da questo, quanto sarebbe stimolante e bello tornare a fare un derby con l'Alessandria? Beh, qui ce ne sono tanti derby, ce ne sarebbero, sì. Sandro, Novara, Vercelli, e poi il Quadrilatero, no? Quelle le squadre famose che hanno dato il là nel calcio italiano. Si parlava prima con Maurizio, anche c'era la Novese che ha vinto uno scudetto. Anche la Novese, bravo, sì. Perché però adesso... Però qui il derby è Alessandro, cioè quello più sentito dai tifosi, sia da una parte che quell'altra, è quella Alessandro. Ma loro me lo continuano a dire, non dico tutti i giorni, ma e continuano a dire, mister, dobbiamo fare il derby. E io mi accontenterei anche, però quando uno dice una cosa, una promessa, la devi poi mantenere. Io sono molto legato a loro e quello che dico lo devo poi mantenere, quindi dico solo che ce la mettiamo sempre tutta, giochiamo sempre col cuore. Ci mettiamo la passione, aspettiamo questa maglia, ce la sudiamo e vogliamo fare bene, perché tutti vogliamo fare bene. Lo stiamo dimostrando passando un periodo non positivo, ma penso anche con un periodo di silenzio mio personale. Ho voluto far capire che certe volte non serve parlare. Sì, adesso ho visto l'intervista che hai fatto. Non serve mettersi con la testa, lavorare e poi dare anche spazio agli altri, perché non c'è solo Bugio, c'è il presidente, c'è il direttore, sono team manager, sono i giocatori, c'è lo staff. Quindi io ne faccio. Io voglio coinvolgere tutti, perché per raggiungere un obiettivo importante bisogna tutti essere coinvolti e tutti bisogna sentirsi importanti. Questo penso che sia la cosa che stiamo cercando di portare avanti e di tutti di impegnarsi e di fare qualcosa in più. Ecco, concluderei passando da il derby a un derby, nel senso c'è un derby piemontese questo weekend, un po' forzato l'anno passato, però ci poteva stare, c'è un derby contro Chievi. Come vedi questa partita in cui voi arrivate appunto in un ottimo stato di forma, il Chievi qualche singhiozzino piccolino, ma rimane un Chievi di altissima classifica, e può essere il coronamento di un periodo questa partita qua? Come la stai preparando? Come la vivono anche i ragazzi in spettatori? Questa partita qui è un sapore speciale. C'è anche un Divernia che è un ex? Non so. Non so, c'è Poesio,
c'è che anch'io personalmente quest'estate sono stato cercato da Chieri, però vi dico, per muovermi da Casale mi devono andare via. Io non... Me l'avevi detto anche quest'estate. Ecco, io non vado, io non sono un cercatore di soldi, di guadagnare di più, io cerco io i valori, io non ho i valori. C'ho... c'ho qualcosa dentro che non mi fa, cioè, non mi fa andare in altri posti, nel senso che qui mi sento forte, perché mi sento protetto, quindi posso affrontare qualsiasi situazione negativa, qualsiasi situazione problematica, che la supero, ma non la supero da solo, la supero perché mi sento l'ambiente, sempre i tifosi, la città, la società, i miei collaboratori, che mi danno quella forza di uscire sempre dalle situazioni difficili. Andando da un'altra parte, che magari mi danno più soldi, o non è la stessa cosa. E quindi c'è anche, ecco perché è una partita speciale, no? Perché loro, cioè, mi hanno cercato, mi hanno anche rispettato in questa divisione qui. E questo devo ringraziare anche chi è, che non ha insistito più di tanto, no? Perché veramente mi volevano in tutte le maniere. Mettevano a disposizione qualsiasi cosa. E poi c'è un altro giocatore che era incosciuto di passare a Chieri, che era stato contattato, era Coccolo. Quindi, come vedi, per noi, oltre alla forza societaria del Chieri, che è una società importantissima, una società che rispetta gli impegni, tutto quello che veramente promette, mantiene sulla serie, come lo è il Casale, è una società ambita dai giocatori anche, che, perché stanno bene con la struttura, perché hanno rifatto tutto l'impianto e hanno un settore giovanile fortissimo, scusami. E quindi è una società che può spostare equilibri anche sui giocatori, cioè se tu vieni da me io ti faccio stare bene, cioè noi ci abbiamo qui, è chiaro che non hanno la storia che c'è a Casale. Non hanno il calore che c'è quando entri in campo, quando c'è una curva, quando c'è aiuto, c'è, insomma, c'è uno stadio importante, tutte queste cose qui. Poi la scelta del giocatore, voglio andare a guadagnare un euro in più o voglio giocare con la storia, voglio giocare con una maglia importante, uno stadio importante. Questo poi bisogna rispettare anche le scelte che uno fa, che per forza uno devi scegliere il Casale. Se io voglio andare a guadagnare un euro in più, vado. Noi, mister, grazie, lei mi ha detto delle belle parole, mi ha raccontato che è la storia del Casale, però io non, come direttore non forziamo nessuno. Uno deve venire qui, deve capire veramente cosa indossa, dove viene a giocare. E questa è la differenza che fa con i giocatori che vengono a Casale, l'allenatore, lo staff o i collaboratori, sapendo che qui bisogna fare qualcosa in più, bisogna dare sempre qualcosa in più e non bisogna mai sedersi qui. Nel momento che ti siedi, prendi delle belle ciaffate, delle belle scopole, quindi bisogna stare sempre al pezzo e lavorare, questa è la cosa importante. Perfetto. Visto che non bisogna mai sedersi, ci alziamo noi adesso. Ti ringrazio tantissimo, grazie per... Grazie, è stato anche bello vederti commuovere parlando di qualcosa dentro il Casale. Questo è veramente bellissimo. Ringrazio anche Maurizio Barberis, che oggi mi ha fatto fare questo tour nella storia. Grazie a voi che vi siete spostati per venire a fare questa intervista. Mi piace, grazie. Mi piace lo spritz, mi piace parlare di calcio e mi piace anche conoscere persone come te, quindi è stato un piacere assolutamente mio. Niente, ti ringrazio, chiudiamo qua la diretta. Chi la vuole può vedere su YouTube, mister, grazie mille ancora, grazie. E bocca al lupo per domenica. Grazie mille.